Amici di Golf Television, ben ritrovati da Golf Club Carimate. Corrado da Lecco vorrebbe sapere come poter impostare il riscaldamento pre-gara. L'ideale quando noi dobbiamo andare a fare una gara è poter andare sul putting green e iniziare a scaldarci. Uno dei punti importanti per giocare il colpo del putt è allinearmi e far partire la palla dove abbiamo deciso, quindi riuscire a far partire la palla sulla nostra linea. Quindi mi metto vicino alla buca, mi metto a un metro e mezzo di distanza con due tee, creo un cancelletto entro il quale cercare di far passare la mia palla, e quindi il cancelletto che io vado a creare è un cancelletto stretto al retro la mia palla, e adesso la mia preoccupazione deve essere quella di far partire la palla all'interno del cancelletto. Vado a trovare bene la posizione corretta, vado a lavorare bene sul trovare la giusta distribuzione del peso e vado a giocare. La mia preoccupazione è far passare la palla all'interno del cancelletto, perché uno dei punti importanti è allinearsi e far partire la palla dove abbiamo deciso. Quindi se io riesco a trovare la posizione, riesco a mettermi bene davanti a palla, riesco a portare la faccia e il bastone al mio cancelletto e quindi a far partire la palla dove ho deciso, a questo punto posso andare a concentrarmi su studiare i green, andare a vedere le pendenze e a concentrarmi sul pace. Quindi fatto 3, 4, 5 colpi da un metro e mezzo dove sono riuscito a far passare, a partire la palla dove ho deciso, posso andare a concentrarmi sul pace. Tolgo pressione e vado a lavorare su pat lunghi. Pat lunghi, pat in pendenza, però io sono sicuro che in questo momento la mia palla sta partendo dove io ho deciso. Quindi il cancelletto mi aiuta a portare il bastone diritto sulla linea e mi aiuta a portare la palla verso la buca. Vi aspetto alla prossima puntata.